Chiede la parola il consigliere Biancon, che ne ha facoltà. Buonasera a tutti, grazie intanto per averci votato, parlo a nome di tutto il mio gruppo. E leggo un piccolo riassunto di quello che andremo a fare nel prossimo futuro. E quello che stiamo cercando di realizzare è molto semplice. Vogliamo restituire le istituzioni ai cittadini partendo proprio dai comuni, rientrandovi senza partiti, senza alleanze, senza spartizioni e quindi anche senza compromessi. Il nostro obiettivo è di ottenere una politica ed una società basata sui valori della condivisione del sapere e delle decisioni, sull'utilizzo della rete internet come luogo di discussione e informazione e sulla partecipazione diretta e senza colore del cittadino alla vita politica. In questo consiglio e in tutti quelli di circoscrizione non saremo né all'opposizione né alla maggioranza. Saremo presenti come liberi cittadini, liberi di sostenere di volta in volta i progetti quando questi faranno l'interesse dei cittadini, così come di dare battaglia quando non lo faranno. Il nostro compito sarà quello di impegnare la pubblica amministrazione a mettere il cittadino al centro della vita comunale. Cercheremo inoltre di informare, rendendo contenuti e procedure decisionali chiari e fruibili. Allo stesso modo, come oggi è possibile, seguire pubblicamente questa seduta via web e in piazza, dovranno diventare pubblici anche tutti i luoghi dove realmente vengono prese le decisioni. Ed è proprio lì che ci impegneremo a far arrivare l'occhio e l'orecchio del cittadino. Allo stesso tempo vogliamo che la politica viva soprattutto fuori dai palazzi, in ogni strada e in ogni piazza, nella rete che non è solo il web, ma l'auto-organizzazione orizzontale che si crea quando si mettono tra di loro in relazione le persone. Siamo consapevoli di essere in una situazione critica a livello sociale, ambientale e viabilistico, e soprattutto economico. Proprio in questa situazione vigileremo sulla nuova amministrazione come una forza civica ed autonoma, lontana dalle logiche di partito ma vicina alla democrazia diretta, lontana da vecchie ideologie ma vicina alla politica come servizio civile, qui presente per rendere Mosina un comune virtuoso. Grazie dell'attenzione e buon lavoro a tutti.